Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Round and round we go, losing self-control. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi vi porto il glitch del cannone orbitale, però fatto per gli utenti di Xbox One. Confermo che anche per gli utenti di PS4 funziona ancora, quindi procediamo al glitch che è abbastanza semplice. Innanzitutto occhio al dinero, ragazzi, guardate i soldi, in maniera tale che poi alla fine del video vedrete se ho guadagnato o meno. Insomma, questo video non ha tagli, l'ho fatto apposta così perché non voglio che ci siano tagli, non voglio che ci siano cose e che vediate bene come funziona. Allora, il primo passaggio, anche se molti dicono che non serve, io lo faccio comunque perché non facendolo mi ha funzionato tipo una due volte su 6-7 volte. Quindi il primo passaggio io lo faccio comunque. Non dico che non funzioni non facendolo, però a me ha funzionato, diciamo, a raffica facendo il primo passaggio anche. Quindi cambiamo il completo, andiamo al cannone orbitale. Una volta nel cannone orbitale andremo a selezionare un colpo. Io, ragazzi, qui sto selezionando un colpo da 500.000 e dopodiché torneremo indietro. Ricordo, per gli utenti di Xbox One potete farlo anche voi su PS4, ragazzi, però è molto più laborioso rispetto a quello che vi ho portato ieri. Una volta fatto questo, che cosa dovete fare? Andate a cambiare un completo nuovamente, quindi prendete, cambiate un cazzo di completo che volete voi. E una volta messo il completo aspettate che appaia il tondino arancione in basso a destra, come state vedendo adesso. Quindi a questo punto vi dirigete nuovamente verso il cannone orbitale. Regà, oramai io mi sono stufato di spiegarvelo sto glitch perché ok, sarà il secondo video ma più o meno è come l'altro. Quindi una volta che siamo qui andiamo a selezionare il colpo. Quindi selezioneremo il colpo, attenderemo che ci scalerà il dinero, ragazzi, dopodiché andremo a fare un partecipa a sessione da un amico. Più o meno gli utenti di Xbox One dovranno fare questa procedura, vedranno la loro schermata in quel modo, più o meno, insomma, io però ve l'ho fatto così. Quindi accetteremo di partecipare alla sessione, ragazzi, dovremmo partecipare alla sessione di un amico, dopodiché andremo in impostazioni. Occhio a questo passaggio, ragazzi, disconnetteremo la rete, staremo per una decina di secondi con la rete disconnessa, dopodiché andremo a riconnettere la rete e una volta riconnessa la rete faremo la verifica di connessione, il test di verifica. È abbastanza semplice. Questo è per gli utenti di Xbox One, perché ieri ho notato un link di King Alex sotto i miei video e ho detto va bene, è realizzabile pure su PS4 lo stesso metodo, l'ho provato, funziona e ho voluto portare questo tutorial, diciamo, per gli utenti di Xbox One. Dovete fare gli stessi identici passaggi che sto facendo io, né più né meno, non avete bisogno di chiudere un'applicazione in questo caso. Quindi a questo punto, una volta che sarete, diciamo, qui, l'unica cosa che dovrete fare, ragazzi, è fare un
partecipa a sessione nuovamente, quindi andrete a cercare nuovamente un vostro amico, fatelo, non so, abbastanza velocemente. Io qui mi sono trattenuto, ma mi ha funzionato uguale, non è che... Quindi fate un partecipa a sessione, vedrete che comunque vi darà comunque l'unione a una sessione di GTA online. E qui, ragazzi, arriva il diverso del glitch. Quindi qui, quando ci dirà di saltare il tutorial di GTA online, premeremo no, ragazzi, dovete premere no. Quindi premete no per non skippare il tutorial di GTA online. Dovrete attendere un pochino, ragazzi. Io comunque, come vi ho detto, ve l'ho lasciato integrale in maniera tale che vi rendiate conto del tempo che ci vuole per il glitch. Non vi dico 3 minuti, non vi dico 5 minuti, perché il video dura quello che dura, il tempo è quello che è, e quindi è inutile prendere e dire 3 milioni in 3 minuti o è. Da notare, ragazzi, il bug, che è veramente stranissimo. Si vede, diciamo, che il personaggio c'è qui, passano gli aerei, gli elicotteri dietro, insomma tutto quello che cazzo può succedere dietro, e noi siamo frizzati con questa scritta di GTA online. A questo punto, ragazzi, tra un po' ci arriverà un'allerta, un messaggio di allerta che ci riporterà nella storia, e in quel caso dovremmo accettare il messaggio. Nel frattempo che arriva il messaggio, ragazzi, vi ricordo il team glitch, vi ricordo tutti i link in descrizione, il link del contest Road to 15k, aiutatemi ad arrivare a 15k, ragazzi, e se comunque arriverò a 15k farò un contest, come ho già detto, Road to 15k, dove ci sono tre premi per il primo, secondo e il terzo classificato di questo contest. Come vedete, ragazzi, è arrivato il messaggio. Torneremo nella storia, perché è l'unica cosa che potremo fare. Comunque, dicevo, riguardo al contest, ragazzi, per chi fosse interessato al contest Road to 15k e volesse sapere i premi, vada nel link in descrizione dove c'è scritto Road to 15k e partecipi al contest. Quando arriverò a 15k farò l'estrazione dei tre fortunati vincitori, ragazzi. Quindi procediamo con il glitch. Quando siamo nella storia, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in start online, potete andare o in privata o in pubblica, però io vado in pubblica, è lo stesso. Quando ci arriverà questo messaggio, nuovamente dovremo premere no, non vogliamo skippare il tutorial di GTA online, cioè non vogliamo saltarlo. Quindi ricordatevi, la prima volta dovete premere no e la seconda volta dovete premere no, uguale a prima, ragazzi. Come vedete, qui ci troviamo buggati con Franklin e vediamo il caricamento, e dopodiché ci troveremo in online e avremo fatto il glitch. Allora, per gli utenti di Xbox One questo glitch è un pochino più laborioso, però funziona, cioè funziona per me su PS4, quindi va benissimo. Poi ho fatto la traduzione, ragazzi, al video che avete linkato ieri sotto al video del cannone orbitale. Qualche utente di Xbox One l'ha linkato e ho detto va bene, ho deciso di usare questo metodo anche su PS4 per far vedere agli utenti di Xbox come funziona questo glitch. Spero che gradiate la cosa, che vi sia gradita questa cosa, e spero che riusciate a fare questo glitch. Ho notato in giro che qualcuno sta dicendo che la Rockstar sta bannando, non lo so, per me è arabo, tante volte la gente non si sa che cazzate dice. Come vedete, ragazzi, stiamo respawnando, e una volta respawnati, boom, i nostri 700.000, ragazzi, anzi 500.000, scusatemi. Adesso vi faccio vedere il conto in banca, così vi rendete conto del cambio. Prima ne avevo 100,
avevo 287.177.000, ora ho 287.677.000, quindi il glitch è riuscito perfettamente. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao belli.